Ciao a tutti ragazzi, io sono Mindforce e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo tornati su Outlast Whistleblower. Buona visione. Ma mi sta seguendo? Raga, sto tizio è spuntato dappertutto. Di qua, sto seguendo una scia di sangue. Non so se... Madonna! Nasconditi! Ha preso tutto l'armadietto, raga. Pacchetto completo. Unwrapped and unwrapped again and savored. Here we go. I've been a little vulgar. Un po' volgare. And I want to say I'm sorry. I just, you know how a man gets when he wants to know. Ma che razza di psicopatico abbiamo incontrato, raga? Ma sputalo in faccia. Vaffanculo. Solo perché sono caduto da quel pezzo di legno prima. Raga, ormai sono nelle sue mani, non posso fare nulla. 12 ore dopo. Ancora non ci ha fatto nulla. Si sta occupando di un'altra persona. Ora vediamo come la riduce. Porca troia. Madonna, raga. Porca la puttana. Madonna, che maniaco. Ora prende il nostro personaggio. Hold still now, darling. All these unsightly hairs. Oh, silky smooth, like a little girl again. Now the worn, delicate bits. Ma come fa ad essere ancora vivo quello? Ok, raga, porca la puttana. Oh oh. Ora ha legato il nostro personaggio. You have amazing bone structure. Such soft skin. You're going to be beautiful. No, raga. Che fa lo stesso trattamento? One has to suffer some things. It's not pleasant, I know. But just try to endure. For my sake. For the sake of our children. Ma che cazzo stai dicendo? Affanculo. Won't take long. A few snips of the flesh here and here. Cut away everything vulgar. A soft place to welcome my seed. To grow our family. The incision will hurt. And the conception. And birthing is never easy. I'll make a cut. Madonna, raga. Just close your eyes. Oh. No, raga, no. Oddio. Oh. Mi ha salvato. Ti ringrazio, non so chi tu sia, però grazie. Scappiamo, ora dobbiamo scappare. Prenditi un panno al volo e scappa, per favore. Vai.
Ti prego, ti prego, ti prego. Raga, non ho batterie. Oh no. Ma dov'è? Scappiamo? Vabbè, ma non riuscirò mai a correre veloce quanto lui. Dove vado? Cazzo, se stavolta non riesco a scappare, è proprio una sfiga di merda. Vai, esci fuori. Ah. Porca troia, raga. Quanto dolore in questo episodio. Quindi mi stai dicendo che l'ho seminato una volta per tutte? Dimmi di sì, ti prego. Non voglio più incrociare quel tizio. Uscita. Raga, è un sogno? Ti serve una chiave? Affanculo tue ste chiavi! Prova la chiave per accedere all'ala maschile. Tutto quello che vuoi, basta che non mi fai incontrare quel tizio. Cos'è? Una batteria. Oh, grazie. Ho sentito dei passi? Sì, sì. Siamo sempre in compagnia in questo gioco. C'è poco da fare. Di qua? C'è un condotto. Vai. Oh. Ok. Oddio. Ma sono tutti cadaveri. Salvataggio, raga. Qua si presenta quel tizio. Sicuro. Raga, è di nuovo qui. È lui. Che palle. Che palle. Ma dov'è? Vorrei solo capire dov'è. Ma è lì dentro. Carica. Piano piano. Zitti, zitti. Raga, stiamo rischiando tantissimo. Ma è lui? Dov'è? Non lo sento più cantare. È un problema. Dove cavolo sta? Raga, sto camminando un po' a cazzo, non capisco dove andare. Ah, ok, un'altra batteria trovata. Dobbiamo andare per forza di qua, mi sa che lui sta qui. Oh no, oh no 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 no, raga. Ho trovato la chiave d'accesso. Dove fuggo? Non lo so. Di qua, di qua. Sbrigati, sbrigati, porca puttana. Sbrigati. Madonna, raga, sto gioco, che cazzo di ansia. No, lo devo raggirare. Chiudi la porta. Tanto loro attendono, avete visto. Quindi è buono chiudere la porta. Dobbiamo tornare indietro. Non voglio girarmi. Sta ancora dietro, vero? Poi, poi. Ok. Ok.
Ok. Tranquilli, salvataggio. In teoria ora dovrei andare alla porta dell'uscita e dovrebbe aprirsi senza troppi problemi. No, lo sapevo, vaffanculo. Oh, porca puttana, raga, sto gioco. Fatti due domande e datti due risposte. No. Non è che qualcun altro mi verrà a salvare? Dai, per favore. Ehi, è pure scostumato questo. Vabbè, è finita. Cos'è? Sta crollando il soffitto? No, non capisco. Ah, oddio, più mi agito e più è difficile per lui alzarmi, giustamente. Ma che è successo? È stato alzato lui? Oh! Non ho capito come è successo, ma mi va molto bene. Raga, usciamo da questo maledetto posto. Cerchiamo di completare questo DLC. Apriti porta. Ah. Oddio, non è che alla fine spunta Walker. Sta bruciando la chiesa? Che? No, c'è qualcosa che non va. Chi è? Chi è? Oh. Chi sei? I soldati. Il dottore del primo. Ma allora è una storia parallela. No, ma possiamo parlare? Ce l'abbiamo la lingua, no? Mica ce l'hanno staccata. Ehi, aiutatemi. Oddio, ma mica sparano anche a me, come hanno fatto al protagonista del primo gioco. Raga, mi sa che sto nei corridoi vicino all'androne principale. Un piccolo sforzo e sono all'uscita, dai. Ditemi che non sparano anche a me. Oh, affanculo. Il War Rider, che ancora una volta viene a salvarmi. Grazie mille. Però forse è meglio scappare ora. Non bisogna mai fidarsi del War Rider. Dai, c'è l'uscita a pochi metri. Ok. Madonna, ragazzi, mi sparano veramente. Oddio, forse mi salvo. L'automobile del primo protagonista. Vattene via. Ma che vuoi registrare più? Il War Rider. Raga. Vabbè. Sono morto. Sono morto. E invece no. Spero. È sempre un'incognita con Outlast. Press that button. There's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. And we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoiacs with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to miss. Eh sì, però fanno cose brutte lì dentro. Understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Manda, manda. Sì.
Speriamo di aver rovinato la Markov una volta per tutte. E comunque per Outlast Whistleblower è tutto. Fatemi sapere che ne pensate qui sotto nei commenti. Io l'ho veramente adorato. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commento. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.